elicottero, pilota, istruttore, insegno a chi lo merita i segreti del rotore, è libero da ogni vincolo sopra l'umanità, come il gabbiano Jonathan trovo la mia libertà. E come volo forte, come gira il rotore, a guidare l'elicottero io sono il migliore. Anche se ora lavoro e questa è una missione, mi sento sempre libero come fossi un airone. Poi è arrivata lei con la mattina maledetta, piacere comandante, mi chiamo Elisabetta. Confesso, sono nel panico, non so che cosa fare. Vorrei provare un volo, ma ho paura di volare. Paura di volare. Madonna di Loreto, patrona degli aviatori, pregai fa presto, levami questa tipa dai rotori. Poi le dissi, ma scusami, che sei venuta a fare? Questo è un campo di volo e qui si viene per volare. E come volo forte, come gira il rotore, Madonna di Loreto, come mi batte forte il cuore. Se il rotore si spegne, io so come atterrare, ma i battiti del cuore non so controllare. E dopo qualche giorno tornava Elisabetta, sembrava avere i brividi e non aveva alcuna fretta. Gli ho detto, oggi che fai? Sei pronta per volare? Lei ha riso e mi ha detto, non so, scusami, ci devo ancora pensare. E come volo forte, come gira il rotore, sono tra queste nuvole, mi batte forte il cuore. E sono un po' confuso, ma cos'è che non va? E penso a Elisabetta, chissà se ritornerà. Ritorna Elisabetta stavolta per volare, ma io sono confuso, non riesco a pilotare. Sta sopra l'elicottero 2 minuti o forse più, poi dice basta vomito, dai riportami giù. E scende l'elicottero e rallenta il motore. Oddio, mi sento un brivido, quasi mi si ferma il cuore. Elisa, dai, non smettere, dai, non mi abbandonare. Ti prego, dai, ritorna, riproviamo a volare. Io guido gli elicotteri, son pilota e istruttore, conosco ogni possibile segreto di un rotore. L'elicottero è instabile, io lo so stabilizzare, ma Elisabetta no, non la so conquistare. Come vado forte, come gira il rotore, volo tra queste nuvole per fermare il batticuore. Mi metto a farlo stupido, faccio qualche acrobazia e penso a Elisabetta, chissà se sarà mai mia.